da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Ultimo appuntamento questa sera con l'Ariano Folk Festival Winter Edition, chiusura esplosiva con Manlio Calafro Campano, Itaca Band e gli attesi Cacao Mental. Per tre serate protagonista sul Tricolle nella tendostruttura riscaldata di Piazza Calvario, con ingresso rigorosamente gratuito, la World Music con tutte le sue contaminazioni ed esplorazioni sonore. Così come l'edizione estiva del Folk Festival è divenuta un'istituzione ed un richiamo per giovani di tutta Italia, anche il progetto invernale a cura dei Red Sox, condiviso dall'amministrazione comunale e finanziato dalla regione, sta diventando una irrinunciabile consuetudine per i ragazzi di Ariano e di tutta la Campania. Sempre bello, non si smentisce mai il folk. Quindi è bello sia d'estate che d'inverno. Sempre, sempre bello, l'atmosfera che è bella. Tu che ne pensi? Stessa cosa, piace, noi siamo di Ariano e amiamo il folk, l'edizione invernale anche perché c'è sempre stata quella estiva, sono 3 anni che hanno fatto quella invernale e vedere tutti i ragazzi che tornano qua è sempre una bella emozione. No, bellissimo, è la versione invernale anche, mi sono fatto quest'anno, bellissima dopo quella estiva, la prima serata. È una manifestazione bella che soprattutto in queste festività ci voleva perché è un punto di incontro per i ragazzi che si trovano anche a tornare in questi luoghi, no? Ariano, Lirpinia, tutta quanta, quindi è una manifestazione che dà grande spessore e grande lustro a tutta la zona ed è un piacere poterci partecipare, organizzata bene, è accogliente, un ambiente caldo, quindi bella musica, bellissima gente, è veramente un piacere poter stare qui e partecipare sia d'estate ma anche d'inverno a questo bellissimo evento. Siamo venuti per curiosità, per vedere un po' che musica c'era e che gente c'era, per vedere un po' di musica, insomma. C'è una bella atmosfera. Da dove vieni? Sirignano.